Buon pomeriggio da parte di Franco Seghetto, siamo arrivati al 1° di ottobre, cara Vincenza Gallo, buon Buon pomeriggio. pomeriggio, Franco. La nostra compagna di viaggio anche per quest'oggi a calcio e mercato. E Ben poi trovati. abbiamo un ospite d'eccezione oggi qui da noi a Teleeuropa, l'ex allenatore del Cosenza Calcio, nonché giocatore dell'Avellino, del Cagliari, del Cosenza, un bel terzino sinistro, eccolo qua, Stefano De Angelis. Grazie Salve, Stefano per salve, aver accettato grazie a voi, l'invito. salve a tutti. E allora, Stella, vogliamo Mi hai introdurre, chiamato Stella. scusami, lapsus, Vincenza, hai Vabbè, visto? Pippo Gatto, Stella per bellezza, dai. l'influenza di Grazie, mister. Etual, l'influenza di Pippo Gatto che salutiamo affettuosamente, che domani sarà qui al posto mio, ovviamente sempre con Vincenza Gatto. Allora, Dimmi. Vincenza, vogliamo introdurre il discorso di oggi, queste squadre calabresi che hanno superato il turno di Coppa? Eh beh sì, hanno passato il turno di Coppa e devo dire, Franco, che si sono comportati veramente bene, e tanto il Catanzaro quanto la Regina e ovviamente non in ultimo il Cosenza con il nuovo portiere Falcone tra i pali che ha parato tre rigori veramente importanti e decisivi. Allora, Stefano, che vogliamo dire prima di parlare con i nostri ospiti che sono già in attesa, li vedo nel monitor di servizio. Stefano De Angelis, il Catanzaro addirittura è passato a Verona contro il Chievi ai calci di rigore. Il Cosenza, come diceva Vincenza, è passato sempre ai calci di rigore contro l'Alessandria, che non è che mi abbia fatto una grossa impressione, nonostante gli Arrighini, Eusepi, insomma, Settembrini, Mora, giocatori, voglio dire, e di qualità e di peso per la categoria, Cosenza stesso, Edoardo Blondetta, insomma, una squadra che poi Sì, onestamente mi sarei considerando aspettato di poi che più. comunque Cosenza è sceso anche con una squadra abbastanza giovane, no? Sì, Nell'esordio di Soeva, molto. Lavardera, che è un ottimo terzino, che secondo me ha un'ottima prospettiva e se ne sentirà molto parlare di questo ragazzo, perché già ai tempi di quando giocava nel Palermo era molto attenzionato anche da un club L'ho molto più visto ieri questo importante. Lavardera, ne parlavo questa mattina in redazione con il collega Gianluca Pasco, ho detto questo Lavardera farà carriera perché nelle movenze somiglia molto a te e dicevo che somiglia molto anche a Ciccio Modesto. Prima delle mie dimissioni a San Luca, la prima chiamata che ho fatto Non lo al sapevo. direttore, avevo chiesto subito il ragazzo perché i 2002 nelle categorie di Serie D sono molto C'è un bel importanti. sinistro Ottimo, pure. ottimo giocatore, bella corsa, anche ben strutturato, quindi secondo me è un terzino che farà È parlare di molto, prospettiva. molto Allora, sentiamo bene. subito Danilo Pagni da Roma. Danilo? Buonasera a tutti. Buonasera Danilo, buonasera, grazie per aver accettato l'invito. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda il calcio e il mercato in generale delle calabresi? Poi abbiamo anche Attilio Malena. Allora, cosa ci puoi dire di questo Cosenza? Siamo arrivati al 1° ottobre, si fanno tanti nomi, è uscito anche Obuabba, mi pare, no? Lì, però, praticamente. Stiamo, come dire, aspettando per cercare di capire qualcosa dal punto di vista definitivo. Vai Danilo. Ma io penso che l'abbiamo già detto nelle precedenti trasmissioni, Sì? abbiamo bisogno di qualche certezza in più. Noi siamo grati a questa società, a questo management capeggiato da Trinchiera che stanno facendo cose, anche se la Sminas, essendo sul filo del rasoio, cose gregge, però è il momento di dare un po' di solidità. Quando parlo di solidità parlo di una spina dorsale che possa garantire un minimo un triennio in Serie B, affiancato, come avevamo già detto, dal miglioramento delle strutture, altrimenti è un tirare a campare che non va bene. Dato che hanno lavorato benissimo, Sì. devono far sì che il progetto tecnico sia più solido. Mi auguro che arrivino, e sono certo, almeno 3-4 elementi, ma che spostino gli equilibri, che alzino il livello tecnico e di personalità della squadra, e questo potrebbe essere un vantaggio per tutta la rosa. E ho visto che hanno giocato qualche primavera, che conosco da tempo, ma ovviamente hanno giocato un po' perché sono meritevoli, un po' perché siamo un po' corti, no? Come rosa. Però dobbiamo dare atto allo staff di Uffici che veramente, io sono, al di là che l'ho avuto calciatore tantissimi anni fa, Capisco. conosco Cannavale, ho avuto Mister Tortelli che, ripeto, secondo me è fondamentale in questo gruppo, è Pincente, è Moschella, cioè, io ho fiducia in loro, ho molta fiducia, però mi auguro
da tifoso cusentino, che sapete quanto mi lega quando sono Come tornato no, al come no. sistema, che loro insomma siano esigenti nella costruzione della squadra. Questo un po' mi preoccupa, Franco, sono sincero. Sì, sei sempre sincero come di consueto. Sentiamo Attilio Malena perché qui arrivano un mare di telefonate, SMS, WhatsApp. Ricordo il numero 345 921 1221. Per chi volesse interagire con noi, naturalmente cercheremo di esaudire praticamente quelle che sono le vostre richieste, i vostri commenti, non lo so. Diamo spazio, Vincenza, ad Attilio Malena e poi ti do subito la parola. Vai Attilio, hai Sì, sentito il direttore Pagni? innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Senza dubbio è una giornata molto calda sul fronte mercato per il Crotone che è in chiusura per Ignacio Pussetto, in prestito secco dal Watford, in giornata nuovo contatto con l'entourage per ratificare l'accordo, quindi un altro innesto importante a disposizione di Giovanni Stroppa e il Cosenza che sta monopolizzando l'attenzione sul mercato di Serie B. C'è stato un contatto in giornata con la Juventus per Paolo Gozzi, un talento che il Cosenza sta seguendo molto molto da vicino. A centrocampo, Abubà, il Cosenza da quanto ci risulta avrebbe chiesto informazioni, non sarebbe ancora una trattativa in dirittura d'arrivo, senza dubbio il Cosenza ci sta lavorando. Gli altri due nomi, come abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, sono Petrucci e Acampora. Acampora non ha ancora deciso se lasciare o Ma meno lo Acampora in Spezia. questo momento è pure infortunato, è un mese che è infortunato Acampora, abbiamo preso eccetera eccetera un po' di informazioni, quindi voglio dire lui sta tentennando perché vorrebbe giocare in Serie A, sta parlando con il DS Meluso, con Italiano, comunque restasse lì dov'è, Lo infortunato per quanto mi Spezia, riguarda, ci sono tante alternative, non è che dobbiamo pregare Acampora, te lo dico con Certo, tutto il cuore. ma lo Spezia ha fatto un ragionamento molto chiaro sia da Campora che a Vignali. Vignali ha recepito il messaggio e si sta avvicinando sempre di più al Cosenza per la fascia destra. Campora ancora non ha deciso, ma tra Petrucci, Acampora e Abubà sono tre nomi, Abubà l'ultimo che piacciono al Cosenza per il centrocampo, così come la trattativa dell'ultima ora e dell'ultimo giorno, il contatto con la Juventus per Paolo Gozzi, mentre dall'altra parte il Catanzaro sta lavorando un grandissimo colpo in attacco, anche perché quando parliamo di felice evacuo Sì. non Stefano, credo ci sia assolutamente bisogno di presentazioni. allora hai sentito un po' sia il direttore sportivo Pagni che lo stesso Attilio Malena, si aspetta da un momento all'altro praticamente qualcosa di pregnante da parte del Cosenza perché deve riempire quelle caselle vuote. Io Ma ripeto, non vado dietro ai giocatori perché con questa crisi Covid che c'è, voglio dire, se ne trovano tantissime ghiose, non pregherei un giocatore. È il caso di Acampora, ma ce ne sono tanti altri, anche tante altre squadre di Serie A. Se vedono che poi uno chiede la luna, a quel punto io vado da un'altra parte. Non so se ai tuoi tempi era pure così, insomma. forse era un calcio Era diverso, differente, sicuramente, però. meno targato finale, un po' più concentrato sulla fascia mediana, diciamo, del mercato, no? Raramente si arrivava a fare grandi colpi agli ultimi 2 o 3 giorni. Per quanto riguarda il Cosenza, credo che il Cosenza debba assolutamente intervenire per coprire tanti tasselli, anche perché attualmente credo nella rosa abbia nei primi 11-12 giocatori una buona squadra, perché Sì. comunque sia gran parte dei calciatori dello scorso anno, con poi l'arrivo di Ingrosso, che è un ottimo difensore soprattutto per chi gioca a tre come il Cosenza. Ovviamente se toccherà prendere un rincalzo, non un rincalzo, un giocatore come prima punta, perché comunque sia un Rivier non si sostituisce facilmente, tantomeno i partenti. Quindi i rincalzi ai vari Baez, ai vari comunque Carretta, giocatori molto molto importanti per questa categoria, ma che toccando ferro, sperando che facciano tutte le partite da qui alla fine, non hanno dei veri e propri sostituti all'altezza, quindi penso che il Cosenza almeno 3-4 innesti importanti, tolto i giovani di valore che possono venire dalla Juve, dall'Atalanta, non lo so, poi dove, però dei giocatori di spessore per la categoria li deve assolutamente prendere. Assolutamente prendere i giovani di spessore per la categoria, dice Stefano De Angelis. Allora, Vincenza, possiamo partire con i vari messaggi, vai. Guarda Franco, ce ne sono tantissimi. A proposito di quanto stiamo discutendo proprio in questo momento con Mister De Angelis, c'è una domanda per il direttore Pagni. Direttore, ti chiedono se l'uruguaiano Venatti potrebbe essere l'attaccante che serve al Cosenza in questo momento. Ma io questo non lo so, non faccio i conti a casa degli altri. Mi sembra che in riferimento a una trasmissione precedente io mi sono permesso così da affezionato ai colori rosso-blu parlando di prime punte, infatti le prime punte protagoniste sono Pettinari, Yallob, questi giocatori qua, ho detto, se Falletti Vero. è andato all'Aterman, anche se non ho saputo che gli hanno fatto un contratto fuori
fuori da ogni logica, nulla toglie all'amico Cesar, ho pensato in superare Venati in un grande Cosenza come prima punta, però ripeto, i protagonisti del mercato in questo momento, avete visto il Vicenza preso Gallo e Pettinari pare che si è promesso a Lecce, anche se ci sono degli inserimenti del Brescia ultimamente, ma io ripeto, il Cosenza è in ottime mani, ma ci vogliono quattro giocatori che siano giocatori di continuità. Vedo che un giocatore, un play in questo momento prendibile potrebbe essere Palumbo, che si era affacciato alla Serie B attraverso il Trapani e la Ternana, ma un giocatore che penso che voglia giocare in B è un giocatore che mi piace tantissimo come play, che io ritengo che senza un facitore di gioco si fa problemi a giocare, perché sì, è vero, la fase non possesso, ma è anche vero che bisogna giocare a pallone e dettare i tempi alla squadra. Giusto. Mi arriva sul telefono personale, mi arriva praticamente una comunicazione, e se non dovesse arrivare, lo dico, la chiedo subito ad Attilio Malena, vi do un nome che potrebbe essere importante. Se non dovessero arrivare Vignali, il Cosenza potrebbe andare su Almici o Almici, in questo momento terzino destro del Verona, lo scorso anno a Pordenone. Almici, Attilio, cosa mi dici? Almici è un nome che il direttore Trinchera ha sondato già nella scorsa sessione di mercato, quindi non sarebbe assolutamente un nome nuovo per il Cosenza, ma manteniamo vigili i fari su Vignali. Bravo. Che resta la prima scelta, poi ci sarà tempo per valutare le alternative, anche se poi tempo non ce n'è tantissimo, mancano veramente pochissimi giorni alla fine del mercato e saranno dei giorni frenetici, per cui prima Vignali, poi le alternative, in questo caso Almici, che è un nome che sicuramente piace al direttore sportivo Stefano Trinchera da tempo. Senti Attilio, questa vittoria, mi chiedono, dello Spezia ieri ad Udine, ha fatto alzare un po' le quotazioni, dicevamo prima, di Acampora e di Vignali stesso? No, assolutamente no, semplicemente perché lo Spezia ha deciso cosa fare, sia di Vignali che di Acampora, non rientrano entrambi nel progetto. Se Vignali da una parte ha capito e iniziato a valutare le proposte che gli sono arrivate, quella più concreta dal Cosenza, Acampora probabilmente ancora non l'ha capito pienamente. Sì. Vorrebbe giocarsi le sue chance in Serie A, ma non sarà possibile, e vedremo se alla fine poi accetterà la corte di una pretendente. Il Cosenza c'è, vigile, qualora Acampora aprisse un attimo ha una possibilità che riguarda il Cosenza è pronto, anche perché lo sta aspettando da almeno 3 sessioni di mercato. Ok, allora vai Vincenza, vediamo quello che c'è per quanto riguarda i nostri amici telespettatori. Mister De Angelis, una domanda per te da parte dei nostri tifosi che ci seguono sempre, che tra l'altro ti fanno una marea di complimenti e sono molto contenti di averti oggi qua in trasmissione. E ti chiedono, sei sempre stato anche tu attento a quelli che sono i ragazzi, quindi i giovani del calcio. Sueva potrebbe essere una buona soluzione che il DS Stefano Trinchera e ovviamente l'allenatore Occhiuzzi potrebbe prendere in considerazione? Sueva è ben conosciuto da Roberto, da Occhiuzzi, in quanto i primi anni, quando tornai qui a Cosenza, e ci fu anche l'arrivo di Roberto, fu uno dei primi ragazzi che prendemmo nel settore giovanile. Secondo me si è anche un po' in ritardo per quanto riguarda le prestazioni del ragazzo, perché comunque sia, già non dico l'anno scorso perché si è combattuto fino all'ultimo con la salvezza miracolosa, ma anche l'anno precedente, dove la salvezza era stata ottenuta prima, secondo me un passo in più su questo ragazzo si poteva fare, magari avendo ottenuto la salvezza con un po' di anticipo, 2-3 partite alla fine, qualche minuto, qualche poteva presenza essere buttato il gito nella mischia, poteva essere fatta. Quindi è un ragazzo che è molto forte nell'uno contro uno, è anche cresciuto molto fisicamente in questi anni, perché l'ho visto di sfuggita la scorsa settimana, si è anche alzato, irrobustito, cosa che gli mancava ovviamente perché doveva completare la sua crescita anche fisica. È un ragazzo che ha ottima prospettiva, futuro, e secondo me il Cosenza deve fare in modo e maniera di trattenerlo qui, perché facendo un campionato tranquillo, come si augura un po' tutto l'ambiente cosentino, si deve cominciare a buttare dentro questi ragazzi, che comunque sono anni che militano nel settore giovanile del Cosenza. Io volevo far intervenire, se non è caduta la linea ancora, Danilo Pagni. Direttore, ci sei? Allora, il Cosenza sabato giocherà praticamente alle 16:15 a Ferrara contro la SPAL. Io ieri sera ho visto giocare la SPAL, ne ho tratto una buona impressione, anche se il Bari lì, insomma, si è difeso abbastanza bene e poi alla fine sono un po' crollati. Tu che idea ti sei fatto di questa squadra che è retrocessa dalla Serie A? Ho visto dei nomi importanti, anche se poi i nomi alla fine, quando vanno in campo, i nomi bisogna tenerli da parte, ma
bisogna avere corsa, bisogna avere praticamente grande passione, bisogna mangiarsi l'erba, specialmente in Serie B. Cosa ne pensi? Pronto? Sì, sì, dico cosa ne pensi della spalla? Pronto? Pronto? Ah, forse... No, non pronto? Ci sente l'amico, pensavo fosse il mio microfono, no. Ci senti, Danilo? Adesso mi sentite? Sì, noi ti sentiamo bene. Tu ci senti? Sulla spalla, no? Sì, volevo sapere della spalla se hai visto la partita ieri sera di Coppa e che impressione hai ricavato. Su quale partita? Sulla partita di Coppa della spalla di ieri contro il Bari, no? Sì, l'ho vista. Tra l'altro ha giocato un portiere Piam che io 2 anni fa l'ho portato a Viterbo, un portiere che di prospettivo, un senegalese, ha parlato, lui è uno specialista sui rigori, infatti si è Piam, sì, sì. Per questo. La spalla, gol del paracadute, poi ha preso Esposito, no? Il 2010, sì, c'hai cioè due Esposito, Sebastiano e l'altro, sì. Il campionato, però da qui a vincere il campionato ce n'è passo, perché come noi diciamo che il Cosenzo deve prendere 3-4 giocatori che ci assicurano, diciamo, quel salto di qualità, anche non solo nell'immediato ma anche a medio termine, non è detto che Monza, Spal facciano un sol boccone, perché in campo ci va l'organizzazione, ci va il gruppo, ci vanno giocatori giusti al posto giusto e complementari fra di loro, quindi nessuna certezza, portatore di certezze qua. In ogni caso, sì. La Spal può vantare anche su un'ottima organizzazione per quanto riguarda il settore giovanile, si stanno strutturando, quindi è una serie candidata alla Serie A. Ho visto il Catanzaro col Chievo in grande difficoltà, e ormai io mi fregio di aver lavorato con Cambiarelli e Sartori 3 anni, però sono andati via tanti collaboratori e mi sembra l'ombra di se stesso. Nulla togliere a Catanzaro che doveva sfornare una super prestazione dopo la figuraccia a Potenza, visto che hanno preso Altobelli, stanno chiedendo per Evacu, tutta gente deve valutare che però hanno dei costi, quindi il Catanzaro ha un punto di vai e viene la voce. Comunque lo ringraziamo Danilo Pagni, abbiamo capito praticamente il suo dire. Vincenza, c'è qualcosa? Franco, sì, io avrei una domanda, ma più che una domanda è una richiesta proprio per il direttore Pagni, ed è bello quando il mondo del calcio poi si incontra e si sposa anche col piano strettamente emotivo. Ti chiedono, direttore, di dare, se hai voglia, notizie del tuo papà Dante, che è stato ex allenatore di uno dei nostri telespettatori che ci ha appena scritto. E puoi dire di chi, no? Purtroppo non è firmato. Non c'è il nome, va benissimo, vabbè. Danilo? Ecco, la mia. Era una bella risposta questa qui, se riusciamo a metterci in contatto con lui. Invece io volevo sentire Attilio Malena che impressione ha ricavato di questa spalla, che è a 9 gente importante. Io ho sentito Galliani l'altra sera dopo la prima partita che ha giocato in, come dire, la prima di campionato in anticipo, venerdì scorso, proprio contro la spalla, ha detto da una parte avevamo 9/11 di una formazione di Ferrara, la spalla che è retrocessa alla Serie A, dall'altra il Monza che ha fatto degli acquisti importanti, però in una squadra di Serie C che ha giocato la sua ultima partita a fine febbraio, dice prima del lockdown. Siamo riusciti a fermare la spalla, su questo 0-0 siamo enormemente tranquilli, felici e soddisfatti. Sbagliando, la pensi pure tu come Galliani? Sì, la spalla ha fatto... Sbagliando anche un rigore. Sì, sbagliando anche un rigore, esattamente. Vabbè, il rigore era generosissimo però, eh? No, io penso che comunque la Spal sia una di quelle formazioni candidate fino alla fine a recitare un ruolo da grande protagonista, se ci basiamo in questo momento sulla carta, anche perché i valori in campo, per quanto si possano essere indicativi, c'è ancora tempo affinché i valori poi possano venire fuori, ma se andiamo a calcolare gente come Valotti, Missiroli, D'Alessandro, Dickman, Brignola, Floccari, lo stesso Berisha in porta, è una squadra che sicuramente non ha nulla a che fare con questa categoria. Credo realmente che possa essere considerata come una delle favorite per risalire subito. Diamo un'ultima ora, perché il Cosenza ha ricevuto l'ok dalla Juventus al prestito di Paolo Gozzi. Ne parlavamo prima, Paolo Gozzi che è un difensore italiano di colore che ha giocato anche con la Juventus di Massimiliano Allegri qualche anno fa, molto bravo in una difesa a 3 di piede sinistro. Il Cosenza ci sta lavorando, ma c'è l'apertura della Juventus al prestito che ha deciso di concedere il calciatore una nuova esperienza in Serie B, per cui il Cosenza si sta avvicinando anche a quello che sarebbe, secondo me,
un altro buon colpo. Chi lo conosce sa del valore di un difensore molto veloce, molto rapido, di piede sinistro, che può offrire sicuramente ancora molto. Allora, Paolo, in questo caso, non ho sentito bene, Paolo. Paolo Gozzi della Juventus, ne abbiamo parlato qualche secondo fa. In Gozzi, questo momento il Cosenza ha ricevuto l'ok dalla Juventus. Okay. Io mi sento molto male, però. Lo so, purtroppo anche io non è che abbia un grosso ritorno in studio. Abbiamo forse recuperato Danilo Pagni. Danilo, ci sei, direttore? Pronto? Ecco, direttore, sì. Se. Sì, domanda su mio padre. Ecco, avevi sentito la domanda, perfetto. Sì, papà è deceduto il 2 marzo del 2004. È stato un sport, ha avuto tanti giocatori cosendini che si è portato in giro per tutto lo stivale. In memoria sua abbiamo istituito il premio Pagni, che l'abbiamo dato a Sarri, a Juric, a tanta altra gente, al presidente del settore giovanile scolastico italiano Vito Tisci. Facciamo dei tornei giovanili quando è possibile con squadre di Serie A. Questo è papà. A casa Pagni il calcio è una tradizione. Benissimo, allora andiamo avanti. Allora, mister De Angelis, ieri non so se hai avuto modo di osservare il nuovo portiere Falcone che ha parato tre rigori. Ti chiedono cosa pensi di questo portiere e paragonandolo, per quel che si può ovviamente, perché poi essendo due calciatori completamente diversi, sicuramente entrambi avranno pregi e difetti, al portiere Saracco. Chi dei due metteresti come... Ma sono due profili diversi, uno è un prospettico e uno è un medio di categoria. Io penso che l'anno scorso la Serie B ha espresso dei grandi portieri, tipo Carnesecchi. Falcone è stato un ottimo acquisto. Io non so se il Cosenza nella negoziazione avrà dei vantaggi in futuro del suo rendimento, però secondo me è stato un ottimo acquisto, fermo restando che sembra un giovane e bisogna... lo step Cosenza contribuirà sicuramente al miglioramento della sua performance. Per me più in prospettiva è forte, come bravo Plizzeri, che è andato alla Regina dal Milan, sì. Anche se devo dire che lui viene da due retrocessioni, deve cominciare a alzare il suo feedback, perché poi sai, sono sempre, non cresce l'autostima, ma la scuola italiana ultimamente, come giovane di portieri, dove io non mi reputo uno specialista, però secondo me è in grande crescita. E allora, prima di andare in pubblicità, abbiamo una domanda forse per il mister De Angelis. Puoi andare, Vincenza. Rimaniamo in zona primavera. Che cosa pensi, mister, del ragazzo, del giovane ragazzo Andrea Belcastro? No, Belcastro lo conosco abbastanza bene, anche perché sotto età già l'avevo inserito nella primavera. Ha un grosso fisico, ricorda un po' le movenze un po' scoordinate del primo ieri, però molto forte fisicamente, vede bene la porta, è un ragazzo che poi, nonostante ha numerosi centimetri, è anche bravo ad attaccare gli spazi. È normale che facciamo un discorso differente rispetto a Sueva, perché Sueva magari è un ragazzo più pronto, che è già un po' più reattivo rispetto a Belcastro. Però Belcastro, se continua a lavorare come ha fatto in questi anni, e a crescere come sta dimostrando giorno dopo giorno, perché poi mi informo sui ragazzi che ho allenato, perché è normale, comunque ci tengo ancora e spero che un giorno possano arrivare a calcare il San Vito con la prima squadra. Sono convinto che deve avere i suoi tempi, ancora abbastanza indietro rispetto magari a un Sueva, che comunque ha già 2-3 anni che sta allenando con la prima squadra. È un ragazzo di prospettiva su cui il Cosenza può raccontare anche il futuro. Su cui il Cosenza, dicevamo prima, lo diceva anche appunto Stefano De Angelis, può contare per il futuro. Allora, io saluto Danilo Pagni. Grazie Danilo per il tuo intervento. Ci risentiremo in una prossima occasione. E do la parola a Vincenza. E voi, mi raccomando, restate con noi qualche minutino di pubblicità. Fra poco. Seconda parte allora di questo calcio e mercato, siamo arrivati appunto al 1° di ottobre, giovedì 2020, abbiamo parlato con Danilo Pagni, ha fatto un excursus sul Cosenza, ha detto la sua, l'idea sua è quella che il Cosenza deve essere puntellato prima possibile con 3-4 giocatori di qualità che possano appunto sostenere la causa del Cosenza Calcio. Attilio Malena l'abbiamo ancora, ecco Stefano, sei d'accordo su quello che ha detto Pagni prima di dare la linea poi ad Attilio Malena? Un po' ribadito quel mio concetto, comunque sia, questo Cosenza serve assolutamente
un'altra regola a Brucini, il problema a è che arrivano un Sciaudone. mare di messaggi, voleva esprimere un concetto anche la nostra Vincenza Gallo. Parliamo del Cosenza, parlate, parlate del Cosenza. Intanto, come ripeto sempre insieme all'amico e collega carissimo Pippo Gatto, la nostra è una, come dire, un'emittente regionale, quindi bisogna parlare di tutte le squadre calabresi. Se poi del Cosenza Calcio si parla, si fanno tantissimi nomi, ma non si quaglia mai. Voglio dire, parliamo del nulla, parliamo del sesso degli angeli, è la stessa cosa. Allora, vai. Ma sì, guarda, Franco, giusto due parole circa quanto giustamente tu hai appena detto. In realtà lo sai meglio di me. Noi riceviamo nel corso della giornata infiniti messaggi, mail, telefonate, ovviamente da quelli che sono i nostri tifosi, ansiosi, no? Di conoscere nuovi possibili Come no? nomi in forza, magari anche alla squadra rossoblu. Quindi rimaniamo un attimo in casa Cosenza. Però è bene chiarire un passaggio fondamentale che. Il calciomercato, Franco, su questo tu mi insegni, è per definizione una fiera di parole e di trattative, alcune che vengono anche messe proprio ad hoc. Quindi, detto questo, Sappiamo il gioco dei procuratori. esattamente, mi hai tolto proprio le parole di bocca. Quindi, fino a quando non si concretizza questo passaggio, cioè dalla trattativa poi si giunge alla firma del contratto. Ovviamente sono tutte parole, sono nomi che vanno e che vengono. Di conseguenza, se noi parliamo dell'ipotetico arrivo di un calciatore X e poi magari arriva il calciatore Y, su questo noi possiamo fare ben poco se non darvi la notizia effettiva nel momento in cui è tale. Detto questo, sappiate ovviamente che è tutto poi frutto, Franco, ripeto, lasciatemelo dire, di questo mercato delle parole che muove poi la passione che noi abbiamo verso questo magnifico gioco che è il gioco del calcio. E chiudo qui la Molto parentesi. bene, molto bene, molto bene. Hai espresso un concetto, insomma, che io condivido, penso anche insieme a Mister De Angelis alla grandissima, così come anche il nostro amico Attilio Malena, che si occupa H24 di calciomercato, e nessuno meglio di lui ci può dire le cose come vanno in questa fiera delle parole, come è stata definita poc'anzi dalla nostra Vincenza Gallo. O no, Attilio, a mo' di Ah, sì. provocazione. No, sorrido, sorrido perché è chiaro che poi i tifosi si attendono sempre tanto, ma è giusto che sia così. Però è chiaro che poi una trattativa dei sondaggi non sempre si tramutano non si concretizzano, non vanno poi a scacco. Poi c'è la fase del sondaggio, c'è la società da mettere d'accordo, c'è l'entourage da mettere d'accordo, c'è il calciatore da mettere d'accordo, c'è la famiglia del calciatore da mettere d'accordo, c'è la società d'appartenenza che vuole ricevere. Molto spesso ci sono anche vecchie società che devono ricevere anche percentuali di valorizzazione. Per cui il mondo del calciomercato sembra in realtà molto semplice. In realtà, all'interno della sua semplicità, nell'essenza c'è tantissima difficoltà e troppe parti da mettere d'accordo. Per cui, prima che un calciatore, prima che una trattativa diventi ufficiale, ce ne passa. Molto spesso lo abbiamo visto anche, non bisogna andare troppo oltre. I famosi ritorni di Balu Lee e Kone, noi abbiamo ripetuto 10-12 giorni. Sì, sono i giorni del ritorno di Balu Lee e Kone. Il Cosenza spera di poter ottenere l'ok da Balu Lee e Kone, ma ci sono dei passaggi automatici. Samp e Atalanta dovevano trovare dei sostituti, poi alla fine il Torino ha accontentato Kone, la Sampdoria ha accontentato Balu Lee, è solamente questione di tempo. Su un Giusto. altro fronte è importante, è chiaro che ci sono tantissimi settori che muovono questo mondo, tanti messaggi che arrivano dai tifosi del Catanzaro, tanti messaggi che arrivano dai tifosi del Crotone. È giusto, c'è una squadra, c'è un movimento che sta crescendo come quello calabrese e ci auguriamo che possa crescere sempre di più ed è giusto cercare di accontentare tutti, da Crotone a Cosenza fino a Catanzaro, a Vibo Valentia, a Rende. Per cui il calcio è bello perché è anche vario, ma ci vuole rispetto anche di tutti. E chiaramente non si può sempre fossilizzarsi e parlare di una singola squadra, Giusto. nonostante l'affetto che poi ognuno di noi possa avere per la singola formazione in questione. E noi per questo andiamo a Reggio Calabria, andiamo a metterci in contatto con Rocco Calandruccio, che vedo subito nel monitor di servizio. Buon pomeriggio, grazie Rocco per aver accettato l'invito e per essere qui con noi. Allora, che ci dici di questo Buon pomeriggio passaggio a del te. turno della regina? Però io vorrei poi fare un passaggio su quel famoso video di Cionek che ha fatto parlare un po' la stampa nazionale.
So che ieri è stato trattato dal collega Giusva Branca, benissimo, insieme alla nostra Vincenza, che era qui da sola, perché noi impegnati al San Vito Marulla insieme a Pippo Gatto per quanto riguarda la partita tra il Cosenza appunto e l'Alessandria. Quindi a te pensieri e parole. Rocco Calandruccio, Reggio Calabria. Ma per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, che ha visto la Regina imporsi di misura sul Teramo, sì, al di là del risultato e la vittoria si è vista una buona Regina, molti volti nuovi rispetto alla gara di Salerno, contro un avversario che comunque è venuto a Reggio in ottima forma, perché ricordiamo che aveva conquistato la qualificazione al secondo turno contro gli Amaranto battendo il Piacenza, e domenica in campionato esordito battendo una squadra molto importante come il Palermo. Quindi non era per niente una gara dal risultato scontato. Quindi una Regina che aveva avuto anche la possibilità di fare più di un gol, però comunque oltretutto si è visto un buon Masturra, questo ragazzo, questo talento che per tanti anni, dopo le giovanili del Milan, è apparso un mistero. Qua a Reggio sembra che può veramente maturare una volta per tutte. Bene anche Lafferty, finalmente l'abbiamo visto, questo gigante nordirlandese, si è mosso bene, sì, qualità, forza fisica, insomma è lo stesso bel giocatore che ricordo a Palermo 7 anni fa. Quindi, in vista della gara di Pescara, diciamo che la Regina arriva, devo dire, nel migliore dei modi, in attesa che vengano ufficializzati gli ultimi acquisti e credo di vedere questo Vasic, che è arrivato da poco. Anche lui deve sottoporsi ai tamponi per il Covid, quindi attendiamo anche lui, visto che è così atteso, e Taibbi ne ha parlato molto bene. Senti, prima di dare la parola a Vincenzo Gallo, io vorrei ricordare che nel prossimo turno di Coppa Italia la Regina incontrerà in trasferta il Genoa. Esatto, il Genoa. Bologna. Ah, Bologna, la Regina di Bologna, scusami, il Catanzaro incontrerà il Genoa, mentre il Cosenza dovrà giocare in trasferta a Reggio Emilia. Quindi Reggiana a Cosenza, Bologna Regina, giusto? E poi il Catanzaro a Genoa contro appunto la formazione rosso-blu. E allora, c'è qualcosina che mi pare che debba leggere Rocco, in questo momento, Vincenza? Io vorrei leggerti quello che oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta del Sud circa il video su Čonek. Un finale shock di pessimo gusto in una terra spesso macchiata dal sangue, attenuanti generiche e buona fede della società, ma la differenza tra dilettanti e professionisti di Serie B sta anche in questi dettagli. Vorrei un parere da parte tua su queste righe, che sono righe importanti, forti e pregnanti, e sicuramente devono trovare un senso nel mondo del calcio professionistico. Allora, i colleghi della Gazzetta sono andati piuttosto giù pesante. Devo dire che sarebbe bastato non mettere la scena finale. Perché poi al di là di tutto, poi Čonek, che è il protagonista del video, sparisce con quella scena, quindi diventa il killer, il protagonista, e non più Čonek, visto che il video... Vogliamo ricordare a tutti che Čonek lo scorso anno giocava nella spalla a Ferrara, c'era stato questo rapinatore che era entrato praticamente in un negozio e lui ha sventato la rapina, quindi nasce tutto dal discorso Čonek-Ferrara trasportato poi a Reggio Calabria. Sono d'accordo con te, forse la parte finale senza Čonek, poi dice ora non avete una difesa, magari poteva essere gestita a mio avviso in maniera diversa, con Poi devo dire, scusami Franco, video che fa la Regina sono veramente spettacolari. Il ragazzo che se ne occupa è veramente di un talento, di una fantasia che veramente è bellissima. Cioè ti diverti, ci siamo divertiti soprattutto in questi ultimi 2 anni, diciamo, da quando è arrivato Gallo, con questi video che presentano il giocatore che arriva, presentano il giocatore che ha fatto il gol decisivo di quella domenica. Veramente a Reggio, da questo punto di vista, ci ha fatto divertire. Purtroppo non lo so, ecco, purtroppo la scena finale ha rovinato un po' tutto, e togliendo dalla scena Čonek, che era il protagonista principale. Čonek, che parlando di calcio giocato, ieri, nonostante tanti mesi, diciamo che si è allenato da solo perché era svincolato, ha fatto un'ottima partita,
e ha diretto molto bene la difesa Amaranto. Quindi, sentiamo, rimani in linea con noi Rocco, sentiamo certo. Invece Attilio Malena sul video di Cione, che è giusto un passaggio, poi volevo sentire Stefano De Angelis invece sulla regina, su Mimmo Toscano e sul suo staff. Vai. Perché? No, io, la domanda e la curiosità che mi faccio è perché poi si debba andare sempre a criticare a prescindere in un singolo episodio, perché non si va a vedere o a esaltare dal mio punto di vista tutti i video che la regina mostra con il talento di Luca Rovito. Giusto, per giusto. Cui credo che alcune critiche lasciano il tempo che trovano, poi andandolo a guardare da un punto di vista di comunicazione, poi il video serve a gettare nella mischia, serve a far discutere nel bene e nel male. Credo che in quel particolare frangente la regina abbia anche centrato il punto, magari esagerando, per carità, però ha creato discussione, ha creato numeri, quindi da un punto di vista dei numeri, da un punto di vista del lavoro fatto, effettuato su quel tipo di video, la regina ha avuto ragione, anche perché quel video poi è diventato virale. Adesso, per un comportamento sbagliato, un comportamento giusto, questo non sta certamente a me dirlo, però bisogna anche non criticare a prescindere, giusto per partito preso. Ci troviamo davanti a una società che lo scorso anno ha vinto il campionato, che ha rimesso a posto il Sant'Agata, che sta creando giovani, che sta creando sinergie, che sta creando posti di lavoro, che ha messo su una formazione di grande valore per la Serie B. Quindi quando ascolto molte volte delle critiche a prescindere pesanti, sì, si può criticare il video assolutamente, che può essere anche di cattivo gusto, però i numeri hanno funzionato. Dall'altra parte c'è anche da sottolineare, come giustamente diceva Rocco in precedenza, che tutti i video della regina sono originali e sono di un talento e di una caratterizzazione unica in questo momento nel panorama regionale. Credo sia giusto anche sottolinearlo e dare giusto. A Cesare quel che è di Cesare. Giusto, giusto, giusto. Questo, su questo sono d'accordo anch'io. Stefano De Angelis, regina calcio, Mimmo Toscano, no, Michele Napoli. Una buona squadra, che da Menes, Lafferty, ha detto tutto prima Rocco Calandruccio, non ultimo Cionek. Partiamo dal presupposto che comunque già ripartire da un tecnico che comunque ha vinto il campionato di C insieme al suo staff, e partire da un tecnico che comunque conosce benissimo oltre che il lato sportivo anche il lato umano di questa città, perché comunque è di Reggio Calabria, quindi sappiamo l'attaccamento a questi colori, a questa città da parte di Mimmo. Non si può partire dal presupposto che già parte la grande, la regina. Ha cambiato molto rispetto allo scorso anno, una società molto forte e, come diceva poco Fattilio, sta puntando come poche società al sud al settore giovanile, col rifacimento il miglioramento dell'impianto sportivo già esistente. Eh sì, il Sant'Agata, no? Sant'Agata, per quanto riguarda, sì, l'hanno ripreso l'anno scorso dopo che era stato tolto dalla regina, quindi il presidente ha avuto la forza e la fortuna di riprendere questo centro sportivo che è stata la fortuna di tanti ragazzi giovani negli anni passati, no? Nell'era Foti, quindi penso che la regina debba ripartire da questo centro e comunque sta all'esterno, secondo me, una squadra di spessore con molti innesti, come abbiamo visto poco fa con i nomi che ha citato Rocco, Lafferty, non ultimo Menez, che è in grado di vincere le partite da sole, quindi penso che la regina sarà assoluta protagonista del campionato di Serie B e credo che con la rosa che sta all'esterno debba puntare necessariamente a un campionato di alto vertice. C'è una domanda per Rocco Calandruccio, mentre i siti specializzati hanno già fatto quello che anticipava appunto poc'anzi Attilio Malena, Gozzi e Ba al Cosenza, che mette a segno col DS Trinchera una doppietta, aspettiamo l'ufficialità. Puoi andare, Vincenza? Rocco, ieri molti tifosi hanno notato il manto erboso del granillo non in perfette condizioni, hai qualche novità a riguardo da dare? Da quello che so io stanno lavorando in maniera incessante gli addetti ai lavori, c'è stata nei giorni scorsi una pioggia abbastanza forte che si è abbattuta in città e quindi questo ha danneggiato il manto erboso, però da quello che mi risulta stanno lavorando, è chiaro che per la partita di sabato col Pescara probabilmente lo vedremo più o meno nelle stesse condizioni di ieri, però già credo che per la partita prossima interna, vale a dire proprio con il Cosenza, troveremo un manto erboso degno della categoria. Grazie. Vincenza, ci saluta Elio Principato, salutiamo zio Elio, dice un saluto carissimo a Stefano De Angelis. Grazie, e se è vero dell'acquisto a Bedubà, facciamo rispondere Attilio Malena, perché anche i siti specializzati, dicevo, parlano di
questo Abdubba in più Gozzi. Attilio, hai preceduto i siti specializzati, eh? Sì, ribadiamo su Gozzi. Su Gozzi c'è una trattativa in corso, è arrivato l'ok da parte della Juventus, non è ancora una trattativa in dirittura d'arrivo. Per Abubba, Cosenza ci sta lavorando allo stesso modo, è stato proposto da un intermediario molto attivo sul mercato francese, con i grandi rapporti che da sempre intercorrono tra il mercato francese e il direttore sportivo Stefano Trinchera, che avrebbe chiesto informazioni da quanto ci risulta, quindi non saremmo così proprio prossimi in dirittura d'arrivo. Il Cosenza ci sta lavorando su Gozzi, l'apertura della Juventus di fatto spalanca le porte all'arrivo di Gozzi per la difesa. Gozzi è un 2001, mi pare. È un talento che era stato già utilizzato da Massimiliano Allegri nella difesa a 3. Benissimo. Di piede sinistro, molto... tanto per intenderci, andrebbe a fare il braccetto di sinistra, il è ruolo ottima, utilizzato ottima, nella scorsa stagione. Ottima, cercava il ruolo di ingrosso, tanto per poi citarne qualcuno. Non c'è concretizzato. Ottima alternativa al legittimo, un ragazzo anche ben strutturato, che comunque ha già una discreta esperienza. Ecco, dice così. Stefano De Angelis, un'ottima alternativa al legittimo, se lo dici tu, insomma, io non lo conosco bene, per carità. È mancino, soprattutto. Cosa è mancino, bravo, nella difesa a 3 può andare bene, come quel Macchioni di ieri della San... della, appunto, dell'Alessandria, che aveva un bel piede mancino veramente. Allora, Vincenza. Allora, mister De Angelis, ancora una domanda per te, rimaniamo sempre sulla primavera, perché insomma è un argomento che appassiona tanto i nostri tifosi, ma anche sicuramente te. Abbiamo parlato di Belcastro, abbiamo parlato del giovane Sueva. Quanti di questi ragazzi potrebbero al momento essere utilizzati per il calcio professionistico qui, alle pendici della Sila? Guarda, facendo gli ultimi anni due campionati di primavera, Bari a Cosenza, comunque mi sono fatto una cultura un po' globale, no? Su quello che può essere un'aspettativa di un ragazzo che viene da una primavera di seconda fascia, come può essere quella del Cosenza, e una di prima, ci davamo Gozzi, come può essere quella della Juventus. E purtroppo la crescita in questi ragazzi varia, soprattutto in base alla società dove è cresciuto, perché comunque sia, se no tutti starebbero alla Juventus, tutti starebbero al Milan, e invece non è così. Quindi ci sono ragazzi del 2001-2002 che magari della Juventus, del Milan, dell'Inter, già pronti per anche per un campionato importante che può essere di C e di B, e ragazzi di seconda fascia, come può essere una primavera della Regina, del Cosenza, che purtroppo hanno bisogno delle loro tempistiche per poter crescere, magari con 2-3 anni di differenza arrivare a campionati importanti come quello di Serie C o di Serie B. Attilio Manena, hai parlato poc'anzi del Crotone, che sarebbe su questo giocatore del Watford, praticamente ha giocato anche nell'Udinese, perché il patron Pozzo è patron dell'U e dell'altra società inglese. E invece per quanto riguarda Catanzaro e Vibonese ci puoi dire qualcosina? Allora, sul Catanzaro, in questo momento il direttore Massimo Cerri sarebbe a Milano, sarebbe già arrivato nel quartier generale all'Hotel Sheraton. Il Catanzaro sta definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo del mediano Altobelli dalla Salernitana e ci sarebbe in questi minuti l'apertura di Felice Evacuo. In serata previsto un incontro tra l'entourage di Felice Evacuo e il Catanzaro, per quello che sarebbe un grande colpo, e ci arriva in questo momento un messaggio, perché il Crotone avrebbe ridotto sensibilmente la distanza con il Lecce per Jacopo Petriccione. Concreti passi in avanti. Il Crotone, abbiamo raccontato nei giorni scorsi di certificare l'interesse e il doppio colpo per quanto riguarda eventualmente sia Filippo Falco che su Petriccione. Il Crotone in queste ore, piuttosto che a Filippo Falco, si è avvicinato a Petriccione. Tu prima, Franco, ti riferivi a Pussetto, ne abbiamo parlato. Bravo, in apertura. Bravo, Pussetto, bravo. In prestito secco dovrebbe essere una trattativa definita con in serata l'entourage del calciatore, che definirà gli ultimi dettagli con il Crotone sull'accordo economico. Per cui è una giornata veramente importante, frenetica. Avviciniamo alla chiusura con le società calabresi scatenate. Ho visto che è una giornata molto molto calda in serie calciomercato, perché giorno 5 poi chiuderà. A proposito, lo dico adesso, poi lo ripeterò a fine trasmissione: il replay non andrà in onda lunedì prossimo, giorno 5, perché ci sarà uno speciale delle elezioni, dei ballottaggi, con il nostro direttore Attilio Sabato. Quindi noi col replay ci rivedremo martedì per fare poi un bilancio insieme ad Attilio Malena e altri amici che interverranno sia in studio sia via Skype o telefonicamente di quello che è stato il calciomercato, con particolare riferimento alle formazioni calabresi. Vai Vincenza, c'è qualcosa, mi diceva, sì, che ci interessa? Franco, hai detto benissimo tu, è un momento caldo questo, tanto per il calcio quanto per il mercato.
Volevo chiederti, ce lo chiedono anche i nostri telespettatori, una tua considerazione, tua e subito dopo magari anche di Attilio Malena, per quanto riguarda il caso Trapani. Pettinari, se ne è discusso tanto, se ne sta discutendo tantissimo. Cosa sta succedendo, Franco? Guarda, io per quanto riguarda questo tipo di discorso, attento come sono alle cose praticamente calcistiche, nella ultima parte farò intervenire Vincenzo Sardu, che è il caporedattore del Corriere dello Sport, che tratterà proprio la situazione del Trapani con le ultime novità. Ci dirà se questa squadra dopo due praticamente come dire, defezioni, non ha giocato in casa con la Casertana 3-0 a tavolino, non si è presentata a Brescia in Coppa Italia da 3-0 a tavolino, vedremo. Io dico povero Oberdan Biagioni, perché è stato messo anche in discussione tra virgolette da una società che non esiste, sembra, caro Stefano, che vogliono richiamare il vecchio allenatore che aveva già un contratto firmato, il medico sociale che non si è presentato, non so, c'è una situazione un po' ingarbugliata in quel di Trapani. Sentiremo proprio le ultime da Vincenzo Sardu. Il discorso di Pettinari ce lo faremo spiegare anche da lui, ma io penso che meglio di me lo potrà spiegare Attilio Malena, perché io so che non è stata pagata assolutamente alcuna rata per quanto riguarda il riscatto di Pettinari a Lecce, e che Corvino sta forzando la mano per riaverlo a Lecce, proprio perché praticamente c'è stato questo mancato tra virgolette acquisto. Concordi, Attilio? Sì, una situazione che purtroppo rasenta il ridicolo, con tutto l'affetto e l'ammirazione e il rispetto per la gente di Trapani, una società che non può più andare avanti, non si regge in piedi, a meno che non ci sia un passaggio di proprietà, qui si rischia un'altra volta di falsare il campionato. Su Pettinari, ho promesso sposo del Lecce semplicemente perché, ne abbiamo parlato ieri, il Trapani ha esercitato il riscatto a titolo definitivo per un pagamento che doveva essere effettuato in più tranche. La prima rata sarebbe stata versata nelle casse del Lecce, ma tutte le altre rate non sarebbero versate, quindi il Lecce è in attesa che Pettinari si liberi per poter rifirmare e tornare di fatto a rinforzare l'attacco del Lecce. Ma così è una situazione che rischia, ripeto, di falsare il campionato. Ci sono tanti calciatori in attesa, come Nzola, in attesa di liberarsi per poi firmare e diventare nuovamente un calciatore dello Spezia, anche Luperini in dirittura d'arrivo con il Palermo. È un bel giocatore Luperini, è molto molto... Mi piace molto questo Luperini, così come piaceva anche il portiere Carnesecchi. Diciamo che Castore, quando è arrivato poi l'anno scorso a Trapani, ha messo su una gran bella formazione. Non dimentichiamo che Koulibaly ieri l'ho visto giocare anche per tutta la gara contro appunto l'Udinese, contro lo Spezia, che hanno perso 2-0 con una doppietta di Kalabinov. Comunque, insomma, erano dei giocatori interessantissimi. Domanda per Stefano De Angelis, puoi andare, Vincenza? Grazie Franco. Mister, la campagna acquisti del Cosenza Calcio sembra che tardi a decollare. È un modus operandi questo del patron Guarascio e del DS Trinchera? Che cosa ne pensi anche per quanto riguarda il mercato degli svincolati e non? Rispondimi, non adesso però, rimanete con noi, c'è un attimo di pubblicità. Scusami, non so se ha degli impegni che ci vuole lasciare o vuole interloquire col Corriere dello Sport oppure Attilio Malena. Che vuoi fare, Attilio? Io purtroppo vi devo lasciare. Benissimo. Vi mando un saluto e ci rivediamo domani per un nuovo appuntamento. Benissimo, grazie. Poi martedì non dimenticare l'appuntamento con Replay per fare un resoconto generale del calcio mercato. Grazie. Vi vengo a trovare. Ok, terza ed ultima parte, si discuteva in studio di quello che appunto sono le notizie che arrivano da un momento all'altro per quanto riguarda il discorso del calciomercato. Io direi di andarci a collegare, se riusciamo, con Corriere dello Sport, con Vincenzo Sardu, proprio per dare delle risposte importanti a quel telespettatore che chiedeva del Trapani, che chiedeva della situazione appunto della Serie C, della squadra della Serie C che hanno passato il turno, in particolar modo del Catanzaro. Vediamo se c'è Vincenzo Sardu al Corriere. Pronto, Vincenzo? Ciao Franco, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie, grazie per essere intervenuto qui da noi a Calcio e Mercato su Teleuropa Network. Allora, un telespettatore chiedeva, adesso ti passo Vincenza Gallo, che rifà la domanda, nessuno meglio di te può rispondere. Vai Vincenza. Buon pomeriggio. Vogliono ovviamente conoscere quali sono le novità circa il caso Trapani. Abbiamo sentito tante notizie su Pettinari, sul calciatore Pettinari, poi sai, le chiacchiere stanno a zero, tu me lo insegni Vincenzo, che cosa sta succedendo in realtà? Beh, è un bel problema.
problema quello che sta attraversando il Trapani, che praticamente a oggi è a 3 giorni dalla possibile esclusione dal campionato, perché ha già saltato una partita, quella di domenica scorsa, dove ha dovuto giocare contro la Casertana, per un motivo molto semplice. L'allenatore che la società avrebbe messo a disposizione non è tesserato. Il Trapani a oggi non può tesserare nessuno, perché nella Lega Pro, a fronte di un budget sforato con ampi margini, in pratica chiede una fideiussione di 530.000 euro per sbloccare i tesseramenti. Quindi, se il Trapani non riesce a presentare un allenatore che sia di Donato, che c'era prima, oppure un nuovo allenatore, ma previo tesseramento, quindi previo pagamento di 530.000 euro di fideiussione entro sabato, questo vorrà dire che domenica la squadra non potrà presentare nella lista da consegnare all'arbitro un allenatore, quindi la partita salterà e quella sarà la seconda partita di una manifestazione, della stessa manifestazione che farà scattare l'esclusione dal campionato. Il Trapani peraltro non ha giocato neanche ieri in Coppa Italia, ma sono due manifestazioni diverse, giusto? Quindi si aspetta la seconda che fa cascare tutto il castello. Se Vincenzo, a quel punto poi i giocatori sarebbero tutti svincolati, giusto? Quelli di proprietà del Trapani attualmente. Esattamente. Diciamo che i più importanti sono Pettinari e Nzola, sui quali c'è mezza Serie B, insomma. Ma diciamo che Pettinari sta aspettando da un momento all'altro lo svincolo che ha già chiesto di suo, quindi potrebbe anche arrivare oggi questo pronunciamento a favore di Pettinari e contro il Trapani. La situazione è molto delicata, nel senso che c'è un comitato a Trapani, comitato di tifosi, di appassionati, che sono quelli che ci perdono più di tutti sicuramente. Sì. Che sta tentando di rilevare dall'attuale proprietà la società per poi procedere a fare tutto quello che è necessario fare per evitare il crollo, ma al momento c'è una sorta di stop. Questo comitato vuole veramente capire com'è la situazione. Io, per quello che ho potuto verificare nei giorni scorsi, mi pare di aver capito presso la Lega Pro, mi pare di aver capito che somma e l'altra, chiunque comunque dovesse riuscire a salvare, bypassando il discorso di domenica, il Trapani dovrà mettere comunque complessivamente circa 2.300.000 euro. Davanti a questa situazione credo che è molto difficile. Senti, una domanda te la pongo io e poi un'altra Vincenza. Una domanda tecnica: dovesse essere escluso il Taranto, il Trapani, scusami, il girone di Serie C sarebbe con una squadra in meno, poi diventerebbe con una squadra in meno, oppure non lo so, tecnicamente che succede? No, resterà con una squadra in meno. In pratica il calendario non verrà modificato, le squadre che di volta in volta avrebbero dovuto affrontare il Trapani riposeranno quindi il girone praticamente sì. C poi diventerebbe con una squadra in meno, quindi esatto, la vedo molto male. Questa è la mia esperienza, i capelli bianchi mi portano a dire questo. Vincenzo, tu ci hai dato ora delle ultime novità e delucidazioni in merito. Sentiamo Vincenza Gallo. Vincenzo, partendo dal presupposto che con i se e con i ma non è possibile ragionare, però arriva una domanda e io voglio porla alla tua attenzione. Cosa sarebbe successo se il Trapani avesse vinto il ricorso dei punti di penalizzazione, ovviamente, e se il Cosenza magari avesse vinto lo spareggio contro il Perugia? Guarda, mi viene in mente la situazione di un paio di anni fa, se non ricordo male, della Pergolettese con il Vicenza. Allora Vicenza era in cattivissime acque. Fecero, se non ricordo male, lo spareggio per la salvezza in Serie C. Sì, ricordo, come no? Ecco, lo vinse il Vicenza, che poi quel Vicenza lì
tempo un paio di settimane dopo, Franò. Sì, sì, fallì. E fu praticamente sostituito dall'allora squadra del Patron Rosso, mi pare il Bassano Virtus, la Virtus Bassano, che prese il titolo sportivo chiamandosi poi Vicenza. Successivamente poi c'è stato un inter particolare, in pratica è ritornato al suo posto il Vicenza. Quindi l'iter, Vincenzo, l'iter non prevede una eventuale riammissione a campionato iniziato? No, rimarrà no. Praticamente una squadra in meno, come dicevi tu prima. Assolutamente, questa il girone è una C. Cosa proprio che la Lega Pro ha spiegato molto chiaramente. Quando, nel momento in cui inizia il campionato, le squadre sono quelle, per cui se Big Ben ha detto stop, Big Ben esatto. Ha detto sto. Hanno recuperato invece Bisceglie e Foggia, che mi pare che si siano messi a posto dal punto di vista meramente burocratico, giusto? Come documentazione. Sì, ieri è arrivata la comunicazione ufficiale anche da parte della Lega Pro. Bisceglie e Foggia sono regolarmente iscritti al campionato di Serie C. Infatti la Lega Pro ieri ha mandato il calendario nuovo, che in pratica sostituisce la X e la Y con rispettivamente Bisceglie e Foggia. Adesso bisognerà vedere, credo, se non ho capito male, che queste squadre inizieranno a giocare dalla quarta giornata di andata, poi recupereranno le prime tre partite in un successivo momento. Gli danno un po' di tempo, insomma, per mettersi a passo. Per fare eventuale campagna acquisti che verrà prorogata. Si è presente che il Foggia, per esempio, ha cambiato allenatore tre giorni fa. E Ciolino Capuano ha dato le dimissioni, no? Ha rassegnato le dimissioni. No, Capuano. Dunque, allora in pratica è successo questo: c'è stata una divergenza di opinioni sull'organico. Sì? E Zio Capuano, che è una persona molto, come dire, molto spontanea e immediata, sì. Ha esternato a modo suo la cattiva opinione riguardo all'organico. E il rapporto si è chiuso lì. Il contratto di Capuano non era stato ancora depositato, quindi non si può neanche parlare formalmente di esonero. Hanno chiuso la partita lì e tanti saluti. Adesso hanno preso un altro allenatore. Dato che ufficialmente sono in Serie C da ieri, dovranno avere anche un po' di tempo per organizzarsi dal punto di vista del mercato, ma anche a livello proprio organizzativo spicciolo, perché ci saranno da fare adempimenti, la classica trafila del protocollo sanitario, il mercato. L'ho detto, quindi insomma ci vuole un po' di tempo. Vincenzo, io ti ringrazio e naturalmente ti chiamerò martedì per conoscere poi quello che sarà successo alla Trapani. Martedì prossimo vedremo se si presenterà o meno, se verrà cancellato, quello che insomma saranno le ultime novità, giusto per capire poi la fine di questi giocatori sotto contratto. Grazie ancora Vincenzo Sardo del Corriere dello Sport, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Grazie. Vincenza, torniamo a bomba, ci scrivono in tanti, ci chiedono, molti non l'hanno vista, la partita di ieri, la partita tra il Cosenza e l'Alessandria. Io ero allo stadio, c'erano i nostri tecnici, ve la vado a commentare, naturalmente vedendo le immagini insieme a Stefano De Angelis che ci dirà qualche giocatore, eccolo qua. Cosenza con i pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, poi l'Alessandria in maglia rossa, c'è subito alla sinistra la Vardera che va al cross, c'è un colpo di testa di Cosenza, Cosenza che sarebbe l'ex giocatore del Lecce che manda in angolo, qui c'è Tiritiello che arriva con un colpo di testa, si inserisce bene però manda alto. Qui praticamente c'è un'incursione dalla destra di un giocatore del Cosenza, non c'è nessuno al centro e l'azione sfuma. Ancora qui tira, mi pare, non so se era su Eva quello lì, forse sì. Qui c'è una respinta di pugni del portiere Falcone, riprende Mora che tira sulla linea, colpo di testa di Sciaudone che salva praticamente la propria porta. Qui c'è ancora un attacco del Cosenza, esterno della rete, ancora Cosenza in avanti, molto bella questa triangolazione con tiro finale del francese Sacco che il portiere manda in angolo. Questa è Sueva, guarda Stefano De Angelis, salta il proprio avversario, tira e Falcone si distende con i pugni mandando la palla in calcio d'angolo. Qui arriviamo nel secondo tempo e c'è stata qualche sostituzione. 5 sia per il Cosenza in totale, 5 sostituzioni anche per l'Alessandria.
Ancora Cosenza in avanti perché è rientrato Baez qui a sinistra, Baez la rimette al centro, Sueva che schiaccia di testa, il portiere ci mette le mani, palla sulla traversa e poi in angolo. E qui c'è Castellano che si divora praticamente un gol fatto quasi, era un rigore in movimento, ancora Carretta, diagonale, che fa la barba al palo di destra. E qui naturalmente arriviamo ai calci di rigore. Ecco, c'è il primo calcio di rigore che batte un giocatore del Trapani, si distende sulla sinistra Falcone e la praticamente respinge. Gol di Carretta per il Cosenza, ancora l'Alessandria. E qui è bravissimo sull'altra sponda Falcone. Il gol del Cosenza del 2-0 con Idda. Qui c'è Castellano che è... porta uno i gol sul rigore della propria squadra e qui c'è il rigore del Cosenza di Conè che ieri ha disputato una gran bella partita e il terzo rigore parato da Falcone, quindi 3-1, possiamo tornare in studio, 3-1 il risultato finale per il Cosenza, 0-0 dopo i tempi regolamentari, 0-0 dopo i tempi supplementari. Hai visto Stefano, che impressione hai ricavato? No, un'ottima impressione, come dicevamo all'inizio. Hai visto quante volte il Cosenza è all'inizio della trasmissione la partita che finì ai rigori, ma che il Cosenza poteva comunque chiudere Cris ben prima. Crisanto si chiama il portiere dell'Alessandria. Esatto, però diciamo, la differenza l'ha fatta il portiere del Cosenza, quindi... No, infatti tutti a chiederci ma come mai tre rigori ha parato, ha fatto molto piacere vedere Sueva perché comunque non capita spesso parare tre rigori, eh? La classica azione di Gigi Sueva, quella lì ha fatto molti gol anche nelle giovanili così e penso che le stesse cose le possa senti, fare. Senti, mentre ho visto, io ti devo chiedere di Maresca perché l'ho visto un po' quando è entrato un po' in un buon giocatore, anzi è stato l'anno scorso vedendo qualche partita della primavera mi ha molto sorpreso perché poi veniva da un settore giovanile importante. Penso che se cresca a livello fisico possa fare il calciatore a ottimi livelli. Allora Vincenzo, ci fanno segno alla regia? Sì, siamo in chiusura, Franco, e proprio su quanto detto prima, no? Abbiamo discusso del calciomercato che altro non è che una fiera poi di parole e trattative. Io oggi vorrei chiudere così dicendo che probabilmente il calcio è sicuramente... No, possiamo continuare, ci dicono dalla regia, possiamo continuare? 10 minuti, tranquilla. Posso? Forse allora... è un falso allora, io allora, me la lascio per dopo, mantenetela per dopo. Io volevo invece praticamente parlare di Occhiuzzi perché intanto gli ho fatti i complimenti sia su Corriere dello Sport sia qui a Teleeuropa da Calcio e Mercato e anche da Replay. Stefano è stato ammesso al praticamente corso allenatore UEFA Pro, ieri ha ringraziato il suo staff perché è rientrato solamente ieri mattina, quindi quelli che dicevi tu da Tortelli, Carnevale... E lo stesso Sandro Porchia, Fischetti l'allenatore dei portieri, il preparatore atletico Pincente perché hanno preparato veramente bene questa partita. Perché giocare contro Gregucci non è mai facile, non è mai semplice. No, anche perché lo conosco abbastanza bene, Angelo come no. Mi ha allenato a Salerno. Perciò è stato tuo allenatore nella Salernitana. E vedere tante occasioni da parte di una squadra contro le squadre allenate da Gregucci è difficile perché è un tecnico che si chiude molto, molto bravo nelle ripartenze, che cura molto bene la fase difensiva, quindi... Vedere tante occasioni da parte di un giovane Cosenza al cospetto di una ho visto Arrighini quando è entrato, poi ha attaccato molto bene gli spazi, sai? Vabbè, ma Arrighini è quello, Arrighini è forte in quello, quello sì, è forte a attaccare spazi, a giocare sul filo del fuorigioco alla Inzaghi, no? È stata sempre la sua forza. C'era pure Eusepi, c'era Corazza, ma lì la difesa del Cosenza ha tenuto bene, devo dire la squadra, una squadra che l'Alessandria, penso anche con l'innesto di Edoardo Blondè, debba necessariamente puntare a un campionato importante nel campionato giro. Importante, l'ha detto Gregucci, dice dobbiamo, non so se sarà un campionato importante per naturalmente... Squadra con giocatori di categoria superiore, assolutamente. È vero. Sì. Vai Vincenzo, una domanda per Stefano De Angelis. Mister De Angelis, io torno a bomba sui portieri. Abbiamo parlato ovviamente di Falcone che è riuscito a parare questi tre rigori. Parliamo di Falcone e di Saracco. Che cosa pensi di entrambi e quali sono i pregi dell'uno e se ci sono anche i difetti dell'altro? Ma mi sembra un po' di rivedere la situazione Perina-Saracco ai primi tempi, quando c'era anche Giorgio Roselli come allenatore, quando mi ci sono trovato io a allenare i due ragazzi. E posso dire che possono crescere come è cresciuto Perina e Saracco lavorando insieme. Possono a proposito crescere... di Perina, Stefano, ieri praticamente ha fatto l'esordio contro la Pro Patria e poi ha vinto la Nerossi Vicenza e quindi ha esordito Perina con la Nerossi Vicenza che ha messo su con Di Carlo allenatore, anche loro hanno messo su una buona squadra. Sì, anche se
dovranno lottare, penso, per un campionato non di alto vertice, secondo me, vedendo la rosa sì, ma del le squadre Vicenza, che poi vengono momento, dal campionato inferiore con 3-4 innesti, poi insomma tutto sommato alla fine. Esatto. No, la differenza in questo momento è ovvio che magari Saracco viene da anni di esperienza, comunque un campionato vinto in C1 da protagonista nel finale del campionato 2 anni fa. Parte del campione Serie B fatto, magari non all'altezza della situazione perché magari anche all'esordio, però ha avuto una crescita notevole, l'ha dimostrato anche in questa prima giornata di campionato dove ha dato ampia sicurezza al proprio reparto, guidando bene la difesa, cosa che magari in passato non faceva e che invece in questo momento sta facendo anche molto egregiamente, quindi penso che... Eravamo rimasti a Maresca, poi c'è un attimino praticamente così, un falso allarme, mi stavi dicendo di Maresca. Maresca è un ottimo giocatore, ottima qualità, ottima qualità, ottima personalità, viene dal settore centrocampista. Centrocampista, deve crescere abbastanza a livello fisico perché comunque sia... Conto a fare il campionato di primavera. L'hai avuto tu questo ragazzo? No, lo conosco bene perché poi mi sembra viene dal settore giovanile della Lazio, se non erro, o della Roma, non mi ricordo bene, però mi hanno parlato bene anche altre persone a livello tecnico, un ragazzo di carattere. Deve crescere a livello fisico perché ovviamente il peso specifico anche in questi campionati ci vuole. Poi ci direi qualcosa della formazione primavera del Cosenza e del suo allenatore. Vai Vincenza. Franco, prima siamo stati interrotti dalla pubblicità e mister De Angelis non è riuscito a rispondere alla domanda di uno dei nostri telespettatori. È vero, ce l'hanno riproposta, quindi mister, io ti ripropongo la domanda di prima. Che cosa pensi di questo fare calciomercato da parte della compagine rossoblù? Sembra almeno essere in netto ritardo rispetto alla chiusura che, come giustamente ha sottolineato prima Franco, sarà il 5 di ottobre. Il mercato degli svincolati, bisogna dare sempre un occhio lì. Le tue considerazioni in merito? Ah, partiamo dal fatto che se ci sono ancora tanti svincolati, probabilmente tocca vedere se potranno essere all'altezza di fare un campionato di Serie B, perché comunque sia essere svincolati a quasi fine mercato probabilmente non è positivo per qualche di questo ragazzo. Per quanto riguarda il Cosenza, se i frutti sono questi che hanno portato il Cosenza comunque a fare un altro anno di Serie B e a fare mercato in questo modo, puntiamo sulla scaramanzia, diciamo, no? Ben vada avanti questa situazione, anche se sappiamo che ogni anno è differente dall'anno precedente, quindi penso che il Cosenza in maniera abbastanza veloce debba intervenire sul mercato per andare a coprire alcune lacune. Parlavamo prima della prima punta, parlavamo di un play, perché in mezzo al campo, oltre a Cone, oltre a Bruccini, a Sciaudone, non ci sono grandi alternative in caso mancassero questi giocatori. Vediamo, io vedo Rocco Colandruccio che ci darà le ultime poi sul calciomercato della Regina, sì. Scusami Stefano perché siamo quasi in chiusura, e poi per introdurre il prossimo turno Regina Pescara. Rocco, se ci vuoi dire qualcosina perché siamo in chiusura appunto sul calciomercato, se c'è qualche altra pedina sia in entrata che in uscita da parte del DS Taibi. Sì, allora ieri è stata ufficializzata la cessione di Bertoncini al Como, altro protagonista della promozione che saluta Reggio, dovrebbe essere fatta praticamente per l'esterno sinistro croato Situm, che dovrebbe arrivare, forse già a Reggio, si sta sottoponendo ai tamponi per il Covid. Vasic è già arrivato, si sta un po' ambientando in questo nuovo ambiente. Sì, è quasi fatta anche per quanto riguarda Marcucci, classe 99, scuola Roma, reduce di proprietà del Limonese, sì. Dovrebbero essere questi a chiudere il mercato degli Amaranto, anche se Taibi questo ha già dichiarato che se all'ultimo giorno dovesse presentarsi un'occasione non ci tireremo indietro. E nel fine settimana ci sarà il debutto Pescara, appunto, della formazione Amaranto al Granillo contro il Pescara di Massimo Oddo e anche di Stefano Fiore, che Fiore è nello staff tecnico di Oddo. Esatto, una partita sicuramente da affrontare bene, anche se i Delfini ieri hanno sofferto contro i dilettanti del Notaresco. Mi sembra che siano riusciti a passare il turno per via dei calci di rigore, però la partita di sabato è una storia a sé, vanno fatti altri discorsi, quindi sarà una partita da approcciare bene, cercare di vincere, soprattutto perché la prima in casa, nonostante un Granillo deserto. Io volevo salutare mister De Angelis, perché ho avuto il piacere diverse volte di intervistarlo, ed è una persona eccezionale, oltre che un allenatore bravissimo. Grazie. Più volevo ricordare proprio oggi i 28 anni, se non sbaglio, Massimiliano Catena.
Catena, un altro ragazzo che ci ha lasciato Purtroppo, purtroppo sì. purtroppo. L'avremmo lasciato per ultimo, infatti oggi Vi ho ricordo. anticipato, chiedo scusa, però Ci hai anticipato, sì, lo ci ricordiamo tenevo tutti, ecco, ricordiamo la propria famiglia. da sportivo a ricordare questo ragazzo che è Massimiliano andato. Catena, benissimo. Vincenzo, allora noi salutiamo Rocco Calandruccio per la sua Franco, disponibilità. se mi permetti, prima di salutarlo, non Prego, so se tu prego. sai, Rocco, io invece volevo fare gli auguri a te per il compleanno, se non erro, del tuo nipotino, è stato ieri. Sì, ieri, grazie mille, grazie mille. Auguri pure Grazie, da parte nostra, grazie da parte di di tutta la cuore, rete. grazie di Grazie, alla cuore prossima, Rocco, grazie per la veramente. Ciao, ciao a disponibilità. tutti, buon pomeriggio, ciao a Grazie. tutti. Allora, Vincenzo, siamo ai saluti finali anche per oggi? Siamo ai saluti finali anche per oggi. Abbiamo parlato prima di quella che potrebbe essere la definizione del calciomercato, quindi una fiera di parole e di trattative. E io aggiungo anche che il calcio all'apparenza potrebbe sembrare più semplice forse della teoria di Einstein, eppure è più difficile del fare 2 più 2. Grazie per averci seguito. Grazie, arrivederci. Per quanto mi riguarda, lo dicevo prima, replay ci sarà martedì prossimo, 6 ottobre, perché lunedì ci sarà la carrellata, praticamente la maratona, che riguarda i ballottaggi delle elezioni col direttore Attilio Sabato. Noi ci vedremo con replay martedì, sempre alle ore 15, il 6 di ottobre, mentre domani ci sarà ancora calcio e mercato col collega Pippo Gatto e con Vincenza, che vado a ringraziare e a salutare, Vincenza Grazie Gallo, e ringrazio naturalmente Stefano De a voi, Angelis grazie a per voi. la partecipazione a calcio e mercato. Da parte di Franco Savietta è tutto, arrivederci e restate con noi.